Grazie Presidente, onorevoli colleghi. In un rapporto costante e costruttivo con il Parlamento, che in questi mesi di emergenza ho provato sempre a garantire con tempestività e disponibilità, considero più che mai opportuno il dibattito che stamattina svolgeremo a partire dalla mia informativa. Lo ritengo un confronto necessario per offrire ulteriori informazioni aggiornate sulla nostra campagna di vaccinazione e sull'utilizzo in modo particolare del vaccino AstraZeneca alla luce delle ultime comunicazioni di EMA. Lo accolgo come un'utile opportunità per ascoltare pareri e proposte che possano aiutarci ad affrontare al meglio la fase nuova che ora si apre. Prima di qualsiasi altra considerazione sulla campagna di vaccinazione, c'è una domanda di fondo alla quale dobbiamo provare a rispondere a distanza di oltre un anno dal primo focolaio di Codogno. È la domanda che ci sentiamo ripetere ogni giorno, è la domanda che si pongono tutti gli italiani di ogni età e condizione sociale. Quando ne usciremo? Quando comincerà la vera ripartenza dopo mesi in cui il virus ha moltiplicato le sofferenze, le difficoltà economiche e la solitudine di milioni di donne e di uomini? Ecco perché voglio dare oggi, da Ministro della Salute, innanzitutto un messaggio di determinazione e di fiducia. Non sottovaluto le difficoltà che abbiamo ancora davanti, né le sofferenze delle persone, ma credo che ci siano le condizioni per guardare con ragionata fiducia alla fase che si sta aprendo. Buongiorno, allora così ieri il ministro Speranza si riapre naturalmente gradualmente da maggio, dal 3 maggio, questa mattina c'è una cabina di regia per discutere di tutto questo e poi nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di Draghi, dunque sapremo come, quando e in che modo si potrà riaprire, però andiamo verso questa strada. Questa mattina vogliamo cercare di capire se è una strada che possiamo già permetterci con un numero ancora alto, intorno ai 400 morti al giorno e con la situazione, a cominciare dalla campagna vaccinale, che ancora non è a pieno regime. E dall'altra però abbiamo anche intenzione di vedere e raccontare quali sono le responsabilità di questa emergenza sanitaria nella quale ci troviamo da più di un anno, perché forse non tutto, diciamo così, ha funzionato. Ci sono delle indagini, ci sono delle inchieste, sapete anche che il ministro Speranza ieri è stata presentata una mozione di sfiducia da parte di Fratelli d'Italia, c'è tutta la questione appunto del piano pandemico e poi c'è anche un'origine di questo virus, ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione con Fabrizio Gatti, collega giornalista dell'Espresso, che ha scritto un libro molto documentato che ancora una volta ci riporta indietro, ci porta all'origine di questo virus e quindi alla Cina, e ci spiegherà e ci racconterà cose davvero interessanti, perché anche lui nella sua inchiesta ha individuato, documenti alla mano, delle responsabilità del precedente governo in particolar modo. Allora intanto do il buongiorno agli ospiti che sono con noi, buongiorno a Francesca Nava, giornalista naturalmente, che ha seguito tutta la vicenda di Alzano e anche del piano pandemico. Ieri la prima pagina di Domani, fa un po' impressione ieri la prima pagina di Domani, ma è così, era su questo: il caso del piano pandemico può travolgere Speranza, e ci arriveremo. Buongiorno a Tonia Mastrobuoni, collega giornalista, anche lei corrispondente dalla Germania di Repubblica. Buongiorno. Perché? Perché anche lì dobbiamo guardare che cosa accade negli altri paesi, e la Germania nelle ultime ore ha avuto di nuovo un aumento dei contagi, quindi chiederemo a Tonia dopo come si stanno muovendo dopo vari lockdown, insomma la situazione torna ad essere questa. Buongiorno Alessio Lasta di Piazza Pulita. Buongiorno, buongiorno a voi. E buongiorno a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno Gaia. Buongiorno. Allora, io parto da lei. Siamo pronti per ripartire? Ci dice esattamente qual è la situazione fotografata dalla sua fondazione in questi ultimi giorni? Ma guardi, essere pronti per ripartire è un'esigenza del Paese, sia dal punto di vista economico, sia, come abbiamo visto, per sedare tante tensioni sociali che stanno emergendo. È ovvio che dobbiamo tenere conto di quella che è la situazione della pandemia nel nostro Paese, oltre che
lo status di avanzamento della campagna vaccinale. Come sappiamo noi, a scendere il primo indicatore dell'RT, che di fatto non ha un impatto pratico, poi cominciano a scendere nuovi casi, quindi si cominciano a svuotare gli ospedali e le terapie intensive e infine scendono i decessi. Noi al momento siamo in una fase dove, peraltro non in tutte le regioni, stanno scendendo i casi e con modalità, devo dire, molto lente e irregolari diminuisce il tasso di occupazione in area medica. Ieri eravamo al 40% e nelle terapie intensive siamo ancora al 40%, che sono 10 punti in più rispetto a quello che è il livello di saturazione. Ecco, è una situazione dove bisogna andare in qualche maniera con i piedi di piombo, perché se è vero che per le prossime 2-3 settimane noi godremo ancora di quelli che sono i benefici su tutti i numeri dell'Italia di colore rosso-arancione, poi è evidente che appena l'Italia tornerà tutta gialla i contagi tenderanno a risalire, e se noi esageriamo, diciamo, con le riaperture in questa fase, noi rischiamo di arrivare alla vigilia dell'estate con una nuova risalita della curva, anche perché non abbiamo ancora messo in sicurezza tutti gli anziani e i fragili. Lo abbiamo fatto in maniera importante, magari dopo vedremo i numeri, per gli ultra ottantenni siamo ormai a circa 75-76% di ultra ottantenni con una sola dose. Invece per quello che riguarda alle persone tra 70 e 79 anni, che hanno, diciamo, un grande impatto sul carico ospedaliero, abbiamo vaccinato con la doppia dose, per esempio, solo il 3% delle persone. Sui fragili purtroppo non lo sappiamo, perché il sistema non prevede di estrarre una categoria ad hoc per identificare quali sono queste persone. Quindi siamo pronti, però cautela, prudenza e soprattutto gradualità in quelle che sono le riaperture. Ecco, senta, professore, noi abbiamo negli occhi nelle ultime ore, abbiamo visto anche ieri a Piazza Pulita le immagini di Londra, no? Che ha riaperto, e quindi festeggiamenti, persone al bar, al ristorante, insomma, davvero è stata un'emozione, no? Poi pensare di provare un'emozione per qualcosa che di fatto è stata fino a poco tempo fa la normalità, fa davvero impressione. Però lì sono stati vaccinati, no? Sappiamo che sono stati vaccinati a tappeto, hanno raggiunto praticamente l'immunità di gregge e quindi riaprono. Viene da pensare che noi invece riapriamo senza tutto questo, quindi se già lì corrono dei rischi minimi, ma li corrono, l'ha detto anche Boris Johnson, noi riapriamo, però sappiate che rischi ce ne saranno e contagi ce ne saranno ancora, fa un po' paura pensare a quello che potrebbe appunto capitare a noi. Ma guardi Gaia, lei sa che io e anche la nostra fondazione siamo, diciamo, della linea rigorista o chiusurista, che peraltro in questo momento non può contrapporsi a una strategia aperturista, perché non è il momento di dividersi in quella che è la situazione, diciamo, un po' per la gestione della pandemia. Però quello che è certo è che forse siamo in un momento in cui la politica deve provare a riequilibrare in maniera un po' diversa quelli che sono i diritti costituzionali, perché è evidente che il diritto alla salute ha un'importanza straordinaria ed è tutelato dalla Costituzione. Ma è altrettanto evidente che stiamo vivendo un momento di grande difficoltà economica, con tensioni sociali che aumentano, ma ci vuole un grande patto, una grande alleanza tra cittadini, servizi sanitari, politica, perché altrimenti le contrapposizioni in questo momento non fanno bene a nessuno. La gradualità è d'obbligo. Però è evidente che quello che noi sappiamo anche dalle dinamiche che abbiamo imparato della pandemia è che il colore giallo sostanzialmente non ha alcun effetto sul frenare i contagi, e che inevitabilmente appena l'Italia tornerà tutta gialla dovremo decidere e vedere come gestire un po' tutto questo. Io credo che sia intenzione e desiderio della politica fare tutto questo nel momento in cui avremo messo in sicurezza tutti i fragili, e questo difficilmente potrà avvenire prima della fine di maggio, metà giugno. Ma ripeto, sono semplicemente delle previsioni, se volete anche un po' azzardate, perché il grande e vero collo di bottiglia è la fornitura dei vaccini, peraltro in maniera regolare. Mi permetta solo di aggiungere un primo dato: nel primo trimestre, rispetto alla prima versione del piano vaccinale, quella di dicembre, che prevedeva 28,3 milioni di vaccini, noi ne abbiamo ricevuto poco più di 14 milioni, e di questi un terzo tra il 22 di marzo e il 4 di aprile. Quindi se non c'è una consegna regolare e costante di vaccini, il famoso, diciamo, obiettivo delle 500.000 vaccinazioni al giorno, che significano 3 milioni e mezzo alla settimana, rimane molto molto lontano. Allora Tonia, invece che cosa sta accadendo in Germania, dove purtroppo c'è stato nelle ultime ore, negli ultimi giorni, un balzo in avanti dei contagi?
Sì, Gaia, esatto, qui ci sono, stamattina si sono registrati 25.000 nuovi casi, ieri se ne erano registrati quasi 30.000, ed è un po' un mistero, nel senso che la Germania è chiusa da novembre, cioè continuativamente, ci sono stati, c'è stato un tentativo adesso qualche un mese fa di allentare un pochino le misure, poi è arrivata come uno tsunami la terza ondata del coronavirus, ormai riguarda il 90% degli infetti. Questo l'ha detto ieri il presidente dell'Istituto Koch, e quindi è molto difficile in questo momento pensare a riaperture, anzi stamattina in Parlamento comincerà la discussione su questa legge, ne abbiamo parlato anche Gaia qui, questa legge che Merkel ha voluto bypassando i governatori, quindi spazzando via quelle conferenze con i Land che erano diventati ormai un circo elettorale. Però ci sono molti dubbi dei giuristi su alcune misure, a cominciare dal coprifuoco. Cioè, cosa voglio dire? Che se passasse questa legge che ha voluto Merkel, appunto avvocando a sé i poteri e dicendo non possiamo più perderci in queste discussioni infinite con i Land, non appena venisse superata la soglia dei 100 infetti ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, scatterebbero automaticamente delle misure. Questa è la novità vera, diciamo, di questa sorta di atto di imperio di Merkel per riprendersi i poteri e imporre delle restrizioni più dure. E una di queste misure, la principale, la più discussa, è il coprifuoco dalle 9 di sera alle 5 di mattina, e su questo c'è una grande discussione. Però al di là dei problemi diciamo legali, qui ci sono dati un po' contraddittori. Da un lato, appunto, un paese che è chiuso da novembre e che continua ad avere numeri abbastanza allarmanti. Tu citavi, e l'ho citati anch'io, appunto, i contagi, ma ci sono anche, e ieri lo ha detto molto chiaramente anche Koch, il problema adesso sono le terapie intensive che si stanno riempiendo velocemente e che allarmano moltissimo il governo. Dall'altra parte c'è una campagna vaccinale che procede in maniera piuttosto così altalenante. L'altra settimana abbiamo visto c'era stato il picco dei 700.000 vaccinazioni in un giorno. Lunedì scorso, quando è cominciata quando sono cominciate le somministrazioni da parte dei medici di base, c'è stato un momento di freno, sono stati 400.000. Ieri di nuovo un picco di 600.000. Ora speriamo che la campagna possa procedere a questo ritmo qua. Nel frattempo la Germania appunto procede con questo metodo Merkel, che è un metodo per cui a partire da una certa incidenza vengono imposte delle misure, l'imperio di chiusura di tutto, eccetera. Però ripeto, qua ci si comincia a chiedere anche se non sarebbe meglio adottare qualche altro metodo, e alcuni parlamentari mi hanno detto molto apertamente che loro guardano diciamo con interesse al modello italiano, perché loro dicono che il modello italiano funziona meglio, nel senso che ogni tanto tu hai avuto da novembre a oggi dei momenti di respiro, no? Cioè, quindi il modello a colori, tu dici? Sì, nel senso che in Italia funziona appunto che noi chiudiamo, apriamo le regioni in maniera flessibile a seconda di questi valori, e quindi una settimana può essere gialla, una settimana può essere arancione. Per un ristoratore, no? Può essere un sollievo, e in questi mesi sarebbe potuto immaginare anche che qualche regione con pochi contagi, come il Mecklenburgo-Pomerania anteriore, oppure non so, altre regioni, lo Schleswig-Holstein, meno colpite, avrebbero potuto aprire per un po' ai ristoratori, dare la possibilità ai ristoratori di aprire. E questo dà respiro. Qui, ripeto, i ristoranti sono chiusi da novembre, cioè da 6 mesi, è una situazione molto 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 pesante, e in più ci sono le elezioni, e questo naturalmente rende tutto ancora più difficile e caotico, perché i governatori stanno lì che cercano di in qualche modo farsi notare adottando una linea aperturista o chiusurista, e che in questo momento è ovviamente la cosa più pericolosa che si possa fare, no? Appunto ragionare in termini elettorali quando c'è la peste nera del secolo. Eh sì, perché poi appunto la linea tra gli aperturisti e invece quelli che vogliono chiudere diventa inevitabilmente una linea politica. Alessio, due temi. Da una parte la questione dei fragili, no? Anche ieri nel tuo servizio a Piazza Pulita ci hai raccontato una storia, la storia di Tania, una ragazza
in sedia a rotelle, una donna in sedia a rotelle che vive solamente con il suo papà, anch'esso anziano, con altri problemi di salute, che non riusciva a vaccinarsi. Insomma, purtroppo, come spesso accade, o per fortuna, poi quando si accendono le telecamere su un caso, alla fine, grazie, diciamo così, alle telecamere di Piazza Pulita, questa donna è stata chiamata ed è stata vaccinata. E dall'altro il tema però anche di ok, riapriamo a maggio, il 3 maggio, vedremo come, qual è la sicurezza, ma che cosa abbiamo fatto fin qui, no? Per poi poter riaprire in sicurezza, perché poi magari capita che gli si dice ok, aprite, e tutti si devono affrettare, diciamo, alle regole. Sì, esattamente quello che dici tu, insomma, noi abbiamo sostanzialmente ritardato molte delle nostre previsioni sulla gestione della pandemia. Abbiamo per esempio declinato molte volte i verbi al futuro, no? Faremo, raggiungeremo, e quando si declinano troppo i verbi al futuro spesso il presente è piuttosto tragico. Prendiamo per esempio il piano vaccinazioni, la roadmap di Figliuolo: al 23 marzo o al 25 marzo, insomma intorno a quella data, dovevamo essere a 300.000 somministrazioni giornaliere, invece non è così, non lo siamo nemmeno oggi, è successo forse un giorno, vado a memoria, intorno al 10 aprile siamo arrivati a 325.000 somministrazioni. Se non fosse che durante le feste, durante Pasqua, siamo scesi a 96.000 e di domenica vacciniamo poco più di 100.000 persone, potremmo dire che questo dato non è raggiunto assolutamente, tantomeno è raggiunto il dato delle 500.000 somministrazioni giornaliere. Quindi il piano di Figliuolo, che dal 20 aprile aveva promesso 500.000 somministrazioni giornaliere, quindi una vera potenza di fuoco, mi pare di ricordare, Mattonia sicuramente lo sa meglio di me, che ieri in Germania siamo oltre 730.000 somministrazioni di vaccino giornaliere, in Francia abbiamo toccato più volte le 500.000, in Spagna addirittura siamo intorno alle 400.000. Ecco, c'è da tarare assolutamente questo piano, perché altrimenti diventa solo un'eterna promessa che si reitera ogni volta e non arriva mai alla concretezza. Leggo che in un mese vaccineremo i sessantenni. Beh, insomma, è un auspicio molto, molto importante, che però si scontra con dei numeri reali che abbiamo diffuso anche ieri a Piazza Pulita, per esempio nella fascia 70-79, che è una fascia importante da mettere, certo, in sicurezza, il 26,4% della popolazione è vaccinato. Allora noi guardiamo all'Inghilterra e ieri, come si dice in gergo, abbiamo fatto la bocca, no? Sì, a tutta quella meraviglia di cose. Alla normalità, è questa la cosa, sì, incredibile, alla normalità. Stavamo bene, neanche ce ne rendevamo conto quando andavamo a bere una pinta di birra, no? E quindi guardando quelle immagini è ovvio ed è importante sgombrare il campo, perché qui si lotta sempre tra guelfi e ghibellini, tra aperturisti e chiusuristi. Io credo che tutti vogliamo raggiungere la situazione che ha raggiunto l'Inghilterra, ma l'Inghilterra il 22 febbraio aveva vaccinato il 96% delle persone tra i 70 e i 79 anni, noi al 14 aprile siamo intorno al 26%, quindi oggi quando leggo sui giornali le proposte delle regioni, no? Addirittura sì, sanificare le carte da gioco, sì, o avere almeno 2 metri di distanza. Per giocare a briscola. Per giocare a briscolo a 3-7 quando si va al bar, mantenere 2 metri di distanza, io francamente non ho mai visto, neanche quando avevamo allentato le misure, 2 metri di distanza dentro i bar o dentro i ristoranti, oppure quando si dice dovete avere 7 metri quadrati se andate in piscina a nuotare, oppure 10 metri quadrati per quanto riguarda gli ombrelloni. Insomma, noi siamo bravissimi come italiani a formulare una serie di regole e di prescrizioni spesso anche molto complicate, proprio perché siamo altrettanto bravi a eluderle appena possibile, certo, a non rispettarle, a infilarci in quelle maglie che appunto le regole che abbiamo fatto ci consentono. E se posso tornare alla vaccinazione dei fragili, che è un tema che mi sta, sì, molto a cuore, dobbiamo dircelo, dobbiamo dire che abbiamo dei ritardi incredibili e vergognosi, ma soprattutto che si sono infilati in queste maglie, in questi gangli perversi dove appunto i furbi si infilano, ma io non li chiamerei furbi, li chiamerei con un altro termine che forse alle 8 di mattina non è consono, si sono infilate tantissime persone che si sono spacciati per caregiver,
È successo per esempio a Biella, dove addirittura per un disabile si sono presentati in 20 spacciandosi per caregiver di quel disabile. È successo a Oristano, dove si sono vaccinati giovani tra i 18 e i 26 anni. La procura di Oristano insieme a NASA ha aperto un'inchiesta. Ecco, allora se non ci mettiamo non solo una mano sul cuore, ma una mano sulle coscienze e non capiamo quali sono le vite di queste persone che restano dentro casa anche per un anno, è un anno che Tania, la ragazza, sì, la disabile che abbiamo raccontato ieri, la donna, come dici tu, perché ha 48 anni, che abbiamo raccontato ieri, non usciva di casa, e quando lei è uscita per la prima volta a fare il vaccino, diceva: io questo sole non lo vedevo da un anno, non sono abituata più, no? In qualche maniera. Ecco, pensiamo alle vite delle persone richiuse dentro le loro case, con padri magari in difficoltà e con patologie che le devono assistere da soli. Pensiamo alla situazione che vivono tantissime famiglie e non spacciamoci per caregiver quando non lo siamo, vista la difficoltà in cui vivono queste persone, perché le affossiamo ancora di più. Sì, assolutamente. Francesca, allora, tutto questo naturalmente in parte ha un'origine, no? Che è quello del famoso piano pandemico di cui, insomma, da qualche settimana si parla, anche perché c'è un'indagine, un'inchiesta aperta della Procura di Bergamo. Naturalmente poi il discorso vaccini viene dopo, è un altro tema, però ci sono delle responsabilità, no? Per forza. Il titolo di ieri è: il caso del piano pandemico può travolgere Speranza. È una questione spinosa. Speranza è sotto attacco, diciamo così, da parte della Lega, da Fratelli d'Italia, da molte settimane. Però perché può travolgere Speranza? Perché il piano pandemico è di fatto un corpo vivo e come corpo vivo andava tenuto vivo. E ovviamente non è soltanto responsabilità di Speranza, come tra l'altro, certo, spiego anche nell'articolo. Qua stiamo parlando di un'intera catena di comando, cioè all'interno del Ministero della Salute. Forse non e di governi forse che si e sono di governi, succeduti, ovviamente, no? Tant'è che sono state sentite anche l'ex ministro la Grillo e la Lorenzin, perché parliamo di almeno 10-15 anni in cui funzionari, quindi servitori dello Stato, dirigenti, quindi direttori della prevenzione del Ministero della Salute, direttori di uffici di questo, diciamo, dipartimento, che sono l'ufficio 3 e l'ufficio 5, dovevano materialmente occuparsi di tenere vivo questo piano pandemico, di comunicare anche con l'OMS, di comunicare con l'Unione Europea, di adeguarsi a delle direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non sono vincolanti, ma dell'Unione Europea sì. E tutto questo in 10, 12, 13 anni non è stato fatto. La magistratura sta indagando proprio su questo e, diciamo, in questo momento, sotto la lente di ingrandimento dei PM di Bergamo, c'è l'operato di un'intera classe dirigente. In questo momento stiamo parlando proprio del GOTA, del Ministero della Salute, anche perché sul piano pandemico, per tenerlo vivo, c'è bisogno di allocare risorse. Il piano pandemico è qualcosa che potrebbe essere una bellissima tesina di laurea, un pezzo di carta, ma se operativamente non vengono allocate risorse, perché nel piano pandemico si chiamano in causa diverse articolazioni dello Stato, si chiamano in causa per esempio il Ministero dei Trasporti, il Ministero della Difesa, la Protezione Civile, e ovviamente ci deve essere un coordinamento tra Stato e Regioni, e tutto questo pare che non sia stato fatto, anche perché non è mai stato attivato il piano pandemico, quindi a partire non solo dal primo alert dell'OMS il 5 di gennaio del 2020, ma anche successivamente, quando poi è stato, diciamo, istituito, no, il famoso CTS, nessuno ha parlato di attivare questo piano pandemico, a parte, pare, diciamo, il direttore dello Spallanzani, Ippolito, che ha sentito dai PM e anche nei verbali inserito che lui abbia, diciamo, chiesto di attivare questo piano pandemico. Il punto è che tutte le persone che hanno non era attivabile perché era su un binario morto. Non è che non era morto. Una delle piste, diciamo, della magistratura è anche questa, di capire, e infatti anche su questo il professor Andrea Crisanti, che è il consulente tecnico della Procura di Bergamo, dovrà depositare entro, diciamo, fine maggio la sua perizia, in cui dovrà stabilire se innanzitutto il piano pandemico andava attivato a partire dal primo alert del 5 gennaio del 2020 e se quel piano pandemico, anche se non
non aggiornato, avrebbe potuto mitigare l'impatto, quindi contenere il contagio e diminuire il numero di decessi. E questo è un quesito molto importante che è stato fatto al professor Crisanti, e la perizia del professor Crisanti, che dovrà rispondere anche rispetto, diciamo, al nesso tra la mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo e l'incremento di mortalità, la mancata zona rossa in Val Seriana e l'incremento di mortalità. Bene, questa perizia sarà, diciamo, determinante, quindi rappresenta un pilastro per capire se questo procedimento penale si potrà in qualche modo trasformare in un processo penale. Ad oggi ci sono 6 indagati, sappiamo l'ultimo eccellente, Ranieri Guerra, che in questo caso non solo è stato indagato per false testimonianze, quindi rispetto al mancato aggiornamento, cioè lui ha dichiarato che il piano pandemico del 2006 non andava aggiornato perché non ci sono stati grandi cambiamenti epidemiologici, che è qualcosa di assolutamente falso anche osservando la realtà dei fatti, perché dal 2006 al 2020 ci sono state altre pandemie, c'è stata l'H1N1, c'è stata la MERS, ci sono stati comunque dei cambiamenti, ma soprattutto delle direttive e delle indicazioni ben precise. Noi per esempio oggi, adesso abbiamo un piano pandemico nuovo che è stato pubblicato in Gazzetta a gennaio del 2021, ma il famoso piano pandemico del 2006 per esempio prevedeva 6 fasi, mentre l'OMS aveva dato indicazioni di ridurre le fasi da 6 a 4, quindi neanche in questo eravamo in linea. Ovviamente non sono state fatte esercitazioni, formazione, stoccaggio di DPI, e tutto questo ha avuto un costo, ha avuto un costo in vite umane, perché nel momento in cui tu nel periodo interpandemico tra una pandemia e l'altra non lavori e non ti coordini, si chiama programmazione, si chiama programmazione, quindi non c'è stata programmazione, non c'è stato investimento, quindi noi paghiamo lo scotto di un pesantissimo disinvestimento anche sulla sanità e in questo caso anche sul piano pandemico, perché il piano pandemico per essere tenuto vivo ha bisogno di risorse, ha bisogno di soldi, quindi evidentemente all'interno del Ministero della Sanità non è stato ritenuto cogente il rischio di una pandemia, e questo, diciamo, è quello che ferisce particolarmente. L'attenzione della magistratura è esattamente su questo piano pandemico. Speranza in questo caso deve rispondere per la sua parte, perché Speranza ovviamente sappiamo che è arrivato nel 2019, non poteva non sapere che andava aggiornato il piano pandemico, e soprattutto l'ultimo questionario di autovalutazione in cui è stato dichiarato il falso, che è stato inviato all'OMS, sullo stato di avanzamento e sulla preparazione dell'Italia, è stato inviato il 4 febbraio del 2020, e quindi è sotto la responsabilità anche del ministro di Speranza. E ovviamente prima di quel questionario ne sono stati mandati altri, perché i questionari di autovalutazione all'OMS andavano mandati annualmente, quelli all'Unione Europea ogni 3 anni. Alcuni non sono stati neanche mandati, altri sono stati mandati dichiarando che l'Italia era preparata. Non solo, andando a guardare i verbali del CTS, la riunione del 7 febbraio del 2020, noi leggiamo che il CTS diceva che l'Italia era pronta per affrontare una pandemia con un argine adeguato. Ma chi doveva costruire e tenere in vita questo argine adeguato, noi lo sappiamo, evidentemente in questi anni non l'ha fatto. E la magistratura ha sentito decine e decine di persone, quindi di dirigenti del Ministero, Roberto Speranza 2 volte, e noi sappiamo oggi che Ranieri Guerra, nel tentativo di far sparire, di ritirare il famoso report dell'OMS critico nei confronti dell'Italia, ha innanzitutto voluto tutelare se stesso, perché sapeva che di far dichiarare all'OMS, quindi a un organismo che teoricamente dovrebbe essere indipendente e che oggi noi purtroppo prendiamo atto che forse così indipendente non è, perché nelle chat in cui Guerra si parla con Brusaferro dice anche lo possiamo rivedere insieme questo rapporto, e si vanta di averlo fatto ritirare, e dall'altra parte duole constatare che Brusaferro, il presidente dell'IS, non risponda dicendo no, noi rimaniamo fuori perché l'OMS è un organismo indipendente, ma risponde sì, grazie, va bene. No, non va bene. Allora andiamo in pubblicità, poi voglio sentire anche da Tonia questo piano pandemico, che non è solamente una cosa che vale per l'Italia, come funziona da loro, per esempio, dopo la pubblicità. Il rifiutore è arrivato. Ah, che bello. Fa un giro del lab. Se rimanete in queste condizioni che non saltate, fa una battuta e poi rientra. Domande? No, non le fate con nessuno. Ma come mai, questo ci interessa capire, come mai non c'è mai la possibilità di fare una domanda in ogni volta che il generale visita le regioni? Vuole tenerlo lei il microfono? No, spegniamo. Ah, ecco, sì. Già l'ha fatto Fazio, Corriere della Sera.
Fabio Fazio. Fabio Fazio. Per un rispetto istituzionale, voi siete arrivati qua, viene e vi dice la sensazione dell'hub. Se diventa un'intervista, no. No. Voi le fate e lui non risponde. A un certo punto, il portavoce del commissario Figliuolo si accorge della telecamera. Te voglio bene. Si gira e se ne va. E guarda un po', pochi minuti dopo, la linea del generale verso i giornalisti cambia del tutto. È un piacere salutare gli organi di stampa e di informazione. Devo dire che sono veramente soddisfatto di quello che ho visto in Emilia-Romagna e di questo gioiello qui a Ferrara. Io dico che questa è la bella Italia. Vi ringrazio. Il generale è preoccupato per la situazione di AstraZeneca che non fornisce i vaccini, diciamo così, con regolarità e continuità, e poi ci sono 29,3 milioni di under 60. L'Italia aveva puntato su AstraZeneca, ora questi 29,3 milioni come li vaccineremo, con che vaccini? Le preoccupazioni per gli approvvigionamenti ci sono, però AstraZeneca ha assicurato che quel dimezzamento del prossimo arrivo, che era circa 340.000, sarà compensato da qui a fine mese con ulteriori dosi aggiuntive che andranno su quelle di fine mese. Quindi per gli under 60 invece, perché sono tanti, per gli under 60 dovevano essere vaccinati con AstraZeneca. Per gli under 60 c'è la raccomandazione, chi vuole può usare AstraZeneca, altrimenti ci sono altri vaccini. Allora Alessio, sempre un po' complicato fare domande, no? Però vabbè, è il nostro mestiere, si insiste come giustamente hai fatto tu. E qui siamo alla pagina vaccini, no? Al piano vaccinale non solo, ma anche a cercare di capire adesso gli over 60 con che cosa si vaccineranno. Poi ne parliamo anche con naturalmente Cartabellotta. Perché poi c'è tutto il discorso che comunque noi ci vaccineremo per anni e non vanno bene questi vaccini come AstraZeneca, andiamo in direzione, diciamo, Pfizer, Moderna, e quindi magari tanti diranno perché mi devo vaccinare con AstraZeneca per poi cambiare, insomma, poche risposte e confuse. Beh, confusa è credo anche l'opinione pubblica, no? Nei confronti della quale appunto la struttura commissariale, quindi anche chi la governa, dovrebbe dare delle risposte un po' più chiare. È naturale che di fronte a allarmi che arrivano dalla comunità internazionale, dagli enti regolatori internazionali, vi sia anche stata da parte del nostro paese una cautela che si è nutrita di continui stop and go, di continui passi in avanti, soprattutto sul vaccino Vaxzevria, perché appunto si chiama così adesso, no? Perché mi ha cambiato di nome dirlo. anche con una abile operazione di marketing, comunque AstraZeneca. Ecco, no? Grazie. Ecco, questo vaccino AstraZeneca su cui l'Italia ha puntato tanto, perché ha messo proprio su questo vaccino la fish, una delle fish più importanti, 40 milioni di dosi, ecco, questo vaccino si era detto che prima non andava bene per gli over 55 e poi per gli over 65, adesso si dice che invece si possono vaccinare con AstraZeneca in via, diciamo così, cautelativa gli over 60. Beh, naturalmente allora di fronte a tutto questo ci chiediamo, ma la grande platea degli under 60, che sono la stragrande maggioranza del paese, con che cosa li vaccineremo? Con Pfizer, con Moderna? Devo dire che questo anticipo di dosi che Pfizer ha annunciato per giugno, insomma ulteriori rispetto a quelle promesse, ci fa ben sperare, però siamo ancora, come dicevo prima, alle promesse, no? Siamo ancora con il verbo declinato al futuro, siamo ancora e soprattutto in attesa anche di capire che cosa ne sarà del vaccino Johnson, che ha un grande merito, cioè quello di avere un'unica inoculazione, quindi di non necessitare di una doppia dose. Adesso è bloccato dall'ente regolatorio americano che cerca che ci dirà, insomma, se questi casi di trombosi che si sono verificati per il vaccino Johnson, analoghi a quanto pare a quelli per AstraZeneca, sono casi ancora una volta per cui il beneficio è superiore all'incidenza dei casi trombotici o meno. Insomma, si viaggia un po' a vista, io credo, e quindi anche il piano del commissario Figliuolo, che si nutriva di tappe ben precise, addirittura di date, fatica in qualche maniera a trovare una completezza, perché queste date naturalmente si scontrano con i numeri, e i numeri purtroppo non sono dalla parte di una programmazione che ci consente in qualche maniera raggiungere il traguardo almeno, no? Almeno dell'80% di
vaccinati entro settembre. A dire la verità, il commissario aveva detto che a settembre, insomma, tutto il paese sarebbe stato in qualche maniera vaccinato, però poi si è scontrato con i ritardi delle case produttrici, si è scontrato con la difficoltà di mantenere dei ritmi naturalmente di vaccinazione che ci possano consentire di ottenere quei numeri, e quindi in qualche maniera le previsioni si sono spostate in avanti. Adesso sento che ci siamo spostati a maggio con le 500.000 inoculazioni. Insomma, siamo forse anche un po' fissati noi giornalisti con questi numeri, con questi 500.000, però sai, se ci viene detto in qualche maniera la roadmap è questa, i passi da seguire sono questi, rifacciamo, diciamo così, una previsione di vaccinazione che possa riportare il paese in linea con i valori standard, e poi questi valori settimana dopo settimana decrescono e non vengono rispettati, qualche interrogativo credo sia anche necessario averlo, e credo che da un punto di vista comunicativo faccia bene anche al paese che il commissario, investito delle sue funzioni, spieghi davvero però sì, concretamente, no? Non con i verbi al futuro ma con i verbi al presente, come dovremmo procedere e in che termini potremmo ottenere quei risultati, altrimenti davvero sembra il libro delle meraviglie di fronte al quale ci allettiamo tutti e poi non arriva mai a segno nulla, ecco. E soprattutto le riaperture, visto che oggi leggo che in qualche maniera sono vincolate alla diffusione dei vaccini, no? Almeno questo dovrebbe essere uno dei punti inseriti, cioè le regioni che più hanno copertura vaccinale, più virtuose naturalmente e più potranno riaprire, che è anche una razza corretta. Però se non ci muoviamo, no? E se ci sono delle regioni fanaline di coda che faticano ancora oggi ad essere, diciamo, in linea con quella che è la media nazionale già bassa e già non in linea con la possibilità di riaprire, insomma, noi abbiamo la febbre a 39, ora con il calo di una parte, grazie a Dio, dei numeri dei decessi che arrivano a 380 ieri, la febbre da 39 è passata a 38,5, però comunque abbiamo sempre la febbre. In ogni caso riaprire in queste condizioni è piuttosto complicato, posto che questo deve essere l'obiettivo, cioè ripartire, far ripartire il paese. Ma in queste condizioni, insomma, è piuttosto difficile, che è un azzardo molto ampio, molto, molto grande, insomma, questo. Allora, e ricordiamo anche che tanti di quei furbetti di cui parlavi tu prima si sono anche attaccati a una frase del generale quando disse bisogna vaccinare tutti, anche il primo che passa, e quindi loro si sono presentati. Come no? No, anche come un, no? Diciamo così, un collega giornalista disse io l'ho fatto perché l'ha detto il generale Figliolo, certo. E ha detto anche il primo che passa, e quindi io mi sono iscritto in lista. Allora, professor Cartabellotta, ci aiuta a capire la questione dei vaccini. Oggi, per esempio, il Lazio dice AstraZeneca ai volontari. Faremo da apripista dosi ai cinquantenni che lo vorranno. Una volta finiti di vaccinare gli over 60, scendiamo con l'età. Anche se l'Agenzia per il Controllo ha sconsigliato, perché naturalmente ha detto consigliato per gli over 60. Però D'Amato dice volontari e chi vuole si può fare AstraZeneca. Che dobbiamo fare sapendo che tra l'altro noi andiamo verso poi altre vaccinazioni nel corso degli anni e di richiami che non saranno con AstraZeneca, no? Ma guardi Gaia, quello che a me preme sottolineare è che noi dobbiamo sempre ricordare a chi ci ascolta che i vaccini hanno ricevuto dall'EMA una autorizzazione condizionata al commercio e durante il primo periodo di utilizzo il sistema di vaccino vigilanza può modificare quelle che sono le indicazioni piuttosto che creare delle controindicazioni. Faccio un esempio concreto, il vaccino AstraZeneca era stato autorizzato inizialmente fino a 55 anni di età perché i soggetti arruolati negli studi clinici avevano di fatto quella fascia d'età, poi l'utilizzo nel real world, nel mondo reale, in particolare nel Regno Unito, hanno fatto vedere che funzionava anche per gli anziani, quindi le indicazioni sono cambiate, prima fino a 65 anni e poi senza limite di età, tranne in caso di particolari criticità.
Poi sono emersi i primi dati su questi rari casi di trombosi associate a piastricopenia che si sono verificate prevalentemente nei soggetti under 60, per cui diciamo si è un po' ribaltata la frittata, cioè il vaccino è diventato preferenzialmente indicato per gli over 60. Quello che noi oggi sappiamo è che questi casi si sono verificati prevalentemente in persone più giovani, quindi il bilancio beneficio-rischio rimane ovviamente molto più favorevole nei soggetti anziani e meno favorevole man mano che scende l'età. Ma non c'è un'età al di sotto della quale questo beneficio sostanzialmente risulta essere minore rispetto ai rischi. Rispetto all'altro aspetto importante che sottolineava anche Alessio, che saluto, il problema è che il piano del generale Figliuolo ha lavorato solo sul best case, cioè su quella che era la fornitura ideale prevista di vaccini dal piano vaccinale. Infatti poi c'è in una pagina, si legge in maniera molto esplicita, dove si dice che i target prima di 2,10, poi di 3,50 e poi delle 500.000 vaccinazioni al giorno saranno raggiunte solo se si verificano due condizioni: se i vaccini vengono consegnati in maniera regolare e se la popolazione aderisce in maniera costante nel tempo. È evidente che se noi giochiamo su queste due bocce che non sono ferme, è inevitabile che o appena c'è un ritardo o un rifiuto il tutto si sposta in avanti. Quindi a me piacerebbe che questo piano vaccinale con le date, le previsioni, sia costantemente aggiornato. Noi cerchiamo, come ente indipendente, di dare una mano anche a chi fa informazione pubblica, però credo che sia dovere delle istituzioni fare sapere che determinati numeri che erano stati previsti un mese e mezzo fa oggi non sono realistici, perché il tempo della propaganda è finita, ci vogliono azioni concrete. Allora Tonia, torno a te su due fronti, intanto sul fronte anche da voi dell'approvvigionamento dei vaccini, ma insomma voi viaggiate un po' meglio da quel punto di vista, e questo poi è un discorso che noi dovremmo fare, dovremmo produrre in casa, perché andiamo appunto incontro ad anni di richiami e di vaccinazioni, e quindi sarà bene pensare a produrli in casa. Ma volevo tornare anche sul piano pandemico, come funziona lì quello che da noi è diventato un caso? Allora, anzitutto volevo darvi la notizia che oggi Angela Merkel si vaccinerà con AstraZeneca. Ecco. Che diciamo è un bel segnale, no? Perché come sappiamo la Germania è stato un po' l'epicentro del caos intorno al vaccino anglo-svedese. Prima l'ha bloccato, ha coinvolto in questo blocco un po' diciamo così impulsivo anche la Francia, la Germania e altri paesi, poi l'ha sbloccato. Poi all'inizio c'era stato tutto quel caso che, siccome c'erano pochi probandi sopra i 60 anni, era stato bloccato sopra i 60, adesso è stato bloccato sopra i 60. Avendo la cancelliera 67 anni, si vaccinerà con AstraZeneca. L'altra buona notizia è arrivata nei giorni scorsi ed è che CureVac, che sarebbe il sesto vaccino autorizzato in Europa, questo secondo tedesco, potrebbe essere vaccinato prima del previsto, cioè a maggio invece che a giugno, come era stato detto finora. CureVac peraltro è un caso interessante, perché vi ricorderete che un anno fa Donald Trump aveva cercato di comprarsi l'azienda e aveva detto America First, quindi se avesse comprato appunto questa azienda tedesca, se avesse comprato il vaccino dei tedeschi, l'avrebbe somministrato anzitutto agli americani. Un'operazione che fu bloccata dal governo esplicitamente, che poi si comprò il 30% di CureVac, quindi forse è la prima azienda a partecipazione statale, a importante partecipazione statale, che comincia a produrre il vaccino da maggio. L'altra cosa interessante di CureVac è che è il vaccino, diciamo, è un vaccino molto agile, nel senso che serve pochissimo, una pochissima quantità di questo farmaco per vaccinare le persone. Quindi anche dal punto di vista produttivo è importante, ovviamente, perché se serve un quantitativo molto molto inferiore di liquido, di farmaco, a vaccinare molte più persone rispetto ad altri vaccini, questa è un'informazione importante. La campagna vaccinale, come dicevo prima, procede in maniera altalenante, cioè ieri c'è stato un record assoluto di vaccinazioni, 740.000, che adesso vengono fatte sia appunto nei grandi, oggi credo che Merkel si vaccinerà a Tempelhof, che è questo ex aeroporto poi appunto riconvertito e adesso appunto luogo di vaccinazione, ma ci sono appunto c'è la possibilità anche di farsi il vaccino dal medico curante a partire da lunedì scorso. La fortuna della Germania, tra virgolette, è stata quella di aver in proporzione ordinato meno vaccini AstraZeneca e più vaccini BioNTech, anche perché
sono appunto vaccini tedesco-americani, certo. No? E adesso anche su CureVac, se non ho capito male, CureVac ha promesso 300 milioni di vaccini per il primo anno che andranno soprattutto all'Europa e poi l'anno prossimo 1 miliardo di dosi, quindi anche questa diciamo è una buona notizia. Però come dicevo prima, il problema è che adesso il dibattito anche sulle chiusure riguarda anche le vaccinazioni, perché come dicevo poco fa Gaia, ci sono dei problemi legali intorno alla all'ipotesi, no, di introdurre il coprifuoco obbligatoriamente a partire dall'incidenza 100, ok? Allora lì molti dicono, tra cui per esempio la regione Assia, dice non basta guardare solo all'incidenza, bisogna anche vedere in queste aree in cui c'è un'incidenza alta come procedono le vaccinazioni. Quindi c'è la richiesta esplicita di in qualche modo allargare i criteri per le chiusure anche ad altri aspetti, tra cui il ritmo delle vaccinazioni. E mi dicono che questi dubbi sull'applicabilità della legge Merkel, chiamiamola così, insomma di questa legge che imporrà nuove restrizioni, viene, come dire, viene sollevata nella stessa cancelleria, cioè gli stessi legali della cancelleria. Ieri un portavoce l'ho anche fatto capire a denti stretti un pochino, cioè ci sono dei dubbi su questa legge che però dovrebbe cominciare a essere discussa dal Parlamento molto velocemente, perché Merkel ha intenzione di farla passare veramente con le fanfare attraverso il Parlamento, il Bundestag, il Bundesrat, che è la Camera Alta, e poi applicarla immediatamente. Però ripeto, c'è questo grande mistero sul perché, nonostante la Germania sia chiusa ufficialmente da novembre, continui a mostrare dei tassi di contagi così alti tutti i giorni. Una spiegazione potrebbe essere che gli uffici sono aperti e che lo smart working, come lo chiamano in Italia, l'home office, come si chiama altrove, non viene molto applicato, ecco. Quindi c'è ancora una circolazione, sì, sostanziale anche da noi. Secondo me sì, poi appunto se uno va in giro per Berlino, dove abito io, ci sono delle regole molto chiare che riguardano, per esempio, perché Berlino è una di quelle città dove c'è un'incidenza molto alta di contagi, e qui la regola è molto chiara, per esempio per i negozi, si può andare nei negozi che sono aperti solamente su prenotazione e avendo fatto un tampone. Quindi più tampone, quindi sembrerebbe insomma anche una restrizione abbastanza dura, eppure i contagi corrono. Ci sono. Ultima, veramente pochi secondi, il piano pandemico è aggiornato? Dici a me? Sì, 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 sì. Cioè nel senso che il piano pandemico è stato aggiornato e appunto adesso si è allargato la possibilità di somministrare il vaccino anche ai medici di base, quindi questo dovrebbe ulteriormente accelerare. In un primo momento c'era stato un piccolo crollo delle vaccinazioni lunedì, quando è cominciata la campagna dei medici di base, erano scesi a 400.000 al giorno, ma adesso stiamo di nuovo accelerando. Una velocissima domanda da parte di Francesca Nava, poi devo salutare. Ciao Tonia, una domanda. Ciao Francesca. Ciao. La Germania lo ha applicato il piano pandemico, no? Quando c'è stato anche l'indicazione dell'OMS nel febbraio dell'anno scorso. Cioè era aggiornato l'anno scorso il piano pandemico tedesco e ti risulta che sia stato applicato? Sì, contrariamente a quello italiano, appunto, sì, era aggiornato ed è stato applicato. Perfetto, grazie. Allora, devo andare in pubblicità. Ringrazio tantissimo Tonia Mastrobuoni e il professor Cartabellotta. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Grazie a voi. Buonasera, Viaggio Salvadori, sono Cinzia. Sì, da Trieste per la Serbia. Faremo la richiesta al governo serbo della richiesta dell'appuntamento per il vaccino. Solo una volta che si ha la conferma da parte del governo dell'appuntamento, organizziamo il servizio a terra. Noi aiutiamo i cittadini italiani che vogliono andare in Serbia a vaccinarsi, organizzandogli il viaggio, l'assistenza in loco con un interprete, un accompagnatore, e a compilare quel modulo che di manifestazione di interesse che il governo serbo richiede.
essendo in cirillico non è una cosa per tutti. Bisogna dichiarare che tipo di cittadinanza uno ha, poi va inserito il numero del passaporto, il nome e cognome, la tipologia di vaccino che uno preferisce inoculare, altri dati che vengono richiesti e alla fine si invia il dato. Noi purtroppo non possiamo incidere su quello che sono i tempi e i modi in cui il governo serbo deciderà di dare questi appuntamenti ai nostri connazionali. Nel giro di 2 giorni abbiamo ricevuto più di 1000 richieste. Sono tutte di persone, direi, che oscillano dai 30-35 fino ai 50-55 anni. Se bisogna andare 2 volte in Serbia e ogni volta viene a costare circa dai 700 agli 800 euro a persona e bisogna rimanere isolati 14 giorni ogni volta che si rientra, senz'altro è un impegno non da poco. Ecco, è un impegno non da poco, si può andare, avete visto, anche scegliere il tipo di vaccino in Serbia, dove tra l'altro appunto la vaccinazione prosegue in maniera molto molto spedita. Allora, intanto do il buongiorno a altri ospiti che sono con noi. Buongiorno a Junko Terau, collega, giornalista, editor di Asia Internazionale. Buongiorno. Buongiorno. Perché adesso ci spostiamo in quel paese e in quel continente per tornare alle origini. Buongiorno a Fabrizio Gatti dell'Espresso e autore di un libro molto interessante, L'infinito errore. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, buongiorno a voi. Che rivela la storia segreta della pandemia. Adesso arriviamo in questa parte. Buongiorno alla professoressa Stefania Salmaso, epidemiologa. Buongiorno. Buongiorno. Senta, che effetto le ha fatto vedere questo servizio in cui tanti italiani si recano in Serbia per essere vaccinati, scegliendo anche il vaccino, naturalmente con un costo, non tutti se lo possono permettere. Intanto, da quello che capisco, sono più che altro prenotazioni, non so poi quanti ci siano effettivamente andati. Ci vanno. Abbiamo colleghi che sono andati anche lì ed hanno incontrato italiani che... Certamente, evidentemente, è un desiderio estremo, diciamo. Dal mio punto di vista è chiaro che dover fare poi 14 giorni non solo di quarantena, ma soprattutto andare in un altro stato in cui non conosciamo il servizio di vaccinazione, chiedere dei vaccini che devono essere stati conservati in determinate condizioni, in qualche modo è una situazione un po' al limite, ecco. Non da raccomandare, anzi sarebbe da capire esattamente quali sono i motivi che inducono queste persone a spostarsi. Forse perché qui da noi siamo un pochino in ritardo, direi. Sì, siamo in ritardo, ma qual è l'urgenza poi di stare chiusi comunque più Lì di un bisogna mese, vedere se poi ci giorni. Stanno chiusi, eh? Appunto, cioè ci sono diverse cose. Poi comunque il fatto di non sapere le condizioni con cui si lavora anche in Serbia. Quindi stiamo parlando che se uno sceglie poi vaccini, ad esempio come Pfizer e Moderna, hanno una catena del freddo molto rigorosa e ci sono dei servizi vaccinali che devono rispettare determinati criteri. Dal mio punto di vista, di chi ha lavorato molto in questo settore, è un po' un dispiacere vedere che c'è questa sorta di piano B, però mi rendo conto che evidentemente è una scelta che alcuni ritengono di fare. Non so nemmeno se poi un eventuale certificato di vaccinazione rilasciato lì sia in qualche modo riconoscibile in Italia. Ah, questo è interessante, però se io sono vaccinato... Vabbè, Alessio, ti vedevo, diciamo così, perplesso. No, diciamo che noi con Max Andreetta, il nostro collega, siamo andati appunto in Serbia e abbiamo raccontato questa diciamo così campagna di vaccinazione. Non è che la Serbia è il terzo mondo, anzi loro sono piuttosto avanti per quanto riguarda la vaccinazione. Il fatto che si possa scegliere o meno il vaccino è una cosa che è possibile, è data alle persone che ci vanno. Non ci vedo tutta questa gravità. Certo, come diceva la professoressa, si pone un problema sul riconoscimento poi della dose, no? Sulla quarantena, sa, ci sono tantissimi italiani anche che non la fanno quando la dovrebbero fare,
Ed è un fenomeno che possiamo anche inquadrare, a mio avviso, proprio nel ritardo della campagna di vaccinazione, proprio in quella categoria altro, che ricordiamolo Gaia, è la seconda categoria di vaccinati in Italia dopo gli over 80, la categoria altro. Misteriosa sì, di sì. altro, cioè, di tutto, dentro, però ci si infila di tutto. E aggiungo un'altra cosa, che ci sono agenzie, e proprio a Bologna, che hanno già ottenuto dalle 300 alle 400 prenotazioni per andare in Russia, per andare quindi a farsi inoculare lo Sputnik V, il vaccino appunto russo, su cui in questo mese che arriva ci sarà gran parte dell'attenzione anche dell'Europa, visto che intorno al 17 maggio è prevista la visita dell'EMA per verificare appunto i laboratori e come viene prodotto questo vaccino. Quindi insomma c'è un movimento, forse anche gran parte dell'attenzione data un po' dalla carenza del piano vaccinale, e poi dal punto di vista dell'imprenditoria, del turismo, diciamo così, mi ricorda molto quella, non so se vi ricordate, i viaggi del dente, no? Come no? Andavano tutti a farsi i denti a farsi i denti nell'est Europa, costava, no? Meno, oppure, costa meno, ecco perché costava meno. Naturalmente dobbiamo sempre attenerci alla considerazione che si tratta, in questo caso tanto più con i vaccini, come diceva la professoressa, di farmaci che quindi ci vengono iniettati. Però mi pare che la Serbia sia andata molto bene nel suo piano vaccinale, siano più o meno tutti vivi, ecco, in qualche maniera forse c'è anche un po' di attenzione da questo posso punto. Posso fare un commento? Sì. Allora, intanto, per quanto riguarda la categoria altro, su cui ci siamo tanto scandalizzati, bisognerebbe andare a vedere effettivamente se questo altro in realtà include tutte quelle categorie che nell'anagrafe vaccinale non sono state ben espresse, ma ad esempio i vigili urbani, pubblica utilità, la polizia, che non hanno una categoria dichiarata nell'anagrafe e quindi sono finiti dentro i parenti, la voce dei alta, parenti degli avvocati. Una cosa sono i cosiddetti furbetti su cui adesso siamo tutti indignati, ma l'altra invece bisognerebbe andare a scorporare là dentro se la voce altro, che è così corposa, comprende in realtà gente a cui la propria amministrazione ha indicato la vaccinazione, certo, e che quindi si sono vaccinati. Certo, certo. Perché questo nelle regioni è noto. Dopodiché non volevo assolutamente dire che la Serbia non sia all'altezza di un servizio vaccinale ottimo. Il problema è la filiera di approvvigionamento, dove li prendi, come nessuno di noi si comprerebbe il vaccino su internet, spero bene, come viene mantenuto, perché c'è tutta una filiera che in Italia è stata messa alla prova, verificata ed è rodata da tantissimo tempo, e altrove semplicemente no. Poi beh, se uno si dovesse fare lo Sputnik, allora non si capisce perché non può andare a San Marino, e invece non c'è un accordo bilaterale, certo, per esempio, per cui allora andare addirittura in Russia per fare la stessa cosa che sta qua, è vero, ci sono delle contraddizioni che andrebbero chiarite. Sì, aggiungiamo Dubai, abbiamo fatto il giro, volevo chiedere però a Junko Terao di aiutarci a tornare al punto di partenza. Qual è la situazione oggi in Asia? Sì, buongiorno. La situazione oggi in Asia è un po' difficile, non è omogenea. Certo. Insomma. Però quello che possiamo dire è che, a parte l'eccezione dell'India, che però ha dei numeri mastodontici, insomma 1.400.000.000 di persone, il numero di contagi nei paesi asiatici non ha mai raggiunto i nostri livelli, e il livello di guardia in quei paesi è abbastanza alto, nel senso che non ci sono stati lockdown come ci sono stati da noi, ma misure restrittive della socialità sono state messe e sono tuttora messe in vigore a seconda dell'andamento dei contagi, quando i contagi sono ancora pochi rispetto ai nostri standard. Per fare un esempio, la Corea del Sud, che è stato uno dei paesi più virtuosi nella risposta alla pandemia, come abbiamo visto, come è stato detto più volte nel corso dell'anno scorso, in questi giorni l'allerta si è alzata in Corea del Sud perché i contagi sono tornati a salire. Siamo a 700 casi al giorno, e con 700 casi al giorno sono chiuse le discoteche, chiusi i bar notturni, i bar karaoke, insomma scattano delle misure restrittive già con pochi casi. A Taiwan e Hong Kong praticamente la vita è tornata alla normalità, i casi giornalieri si contano sulle dita di una mano, ma per esempio
a Hong Kong ancora i ristoranti chiudono alle 10, non possono ammettere tavoli di più di 4 persone, ancora bar e discoteche, locali notturni sono chiusi, questo con 5 casi al giorno. E paradossalmente questi paesi che appunto hanno quasi sconfitto la pandemia si ritrovano però con il problema dei vaccini, del fatto che la gente non si vuole vaccinare. Perché? Perché non se ne sente l'urgenza, prima di tutto, e poi perché anche in questi paesi c'è diffidenza nei confronti dei vaccini, diffidenza che è aumentata con appunto i casi che sappiamo, delle trombosi rare di AstraZeneca e Johnson & Johnson, quindi la popolazione non sente l'urgenza di vaccinarsi e ha tutto sommato paura. Quindi Hong Kong per esempio sta pensando, e anche a Taiwan stanno mettendo in atto degli incentivi per convincere la gente a vaccinarsi. Non c'è un'obbligatorietà? Non c'è un'obbligatorietà, e anzi a Taiwan dal 21 aprile darà la possibilità a chi deve viaggiare per lavoro o per motivi di studio o per motivi familiari, insomma non per turismo, di accedere, di procurarsi il vaccino pagando meno di 20 euro, una cifra del genere. Però insomma il problema è che Taiwan ha comprato dei vaccini che scadono, che tra fine a maggio scade un lotto, più avanti in estate ne scadono altri e la gente non si vuole fare il vaccino, quindi Hong Kong idem ha deciso che allenterà le restrizioni per esempio per i locali pubblici, per i ristoranti, a seconda di come sarà l'andamento dei vaccini. I ristoranti con tutto il personale vaccinato e che richiederà agli avventori di essere vaccinati potranno stare aperti fino alle 2 di notte. C'è questo paradosso in questi paesi. Dopodiché la Cina, sappiamo che lì la pandemia è cominciata, però è anche durata poco. Oggi la Cina ha pubblicato i dati sulla crescita economica del primo trimestre di quest'anno, che parla di 18,3% di crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Chiaramente lo stesso periodo dell'anno scorso vuol dire in piena pandemia per la Cina, quindi comunque rispetto al 2019 c'è una crescita del 10%, quindi la Cina ha totalmente ripreso la vita e l'economia di prima. C'è un problema di approvvigionamento di vaccini, questo riguarda anche i paesi asiatici ovviamente, perché insomma, i produttori sono gli stessi ovunque. L'India, che è il più grande produttore di vaccini al mondo, adesso si trova in piena seconda ondata con 200.000 casi nuovi al giorno, e fino adesso ha esportato più vaccini di quanti ne abbia somministrati in casa. Ecco, le campagne vaccinali sia in Cina sia in India procedono a rilento. Entrambi i paesi, appunto avete mostrato la nostra copertina del numero in edicola oggi, che è sulla diplomazia dei vaccini, sia Cina sia India hanno appunto approfittato del vuoto lasciato dai paesi ricchi, certo, paesi occidentali, per distribuire vaccini in giro per il mondo, non a seconda delle reali esigenze sanitarie, ma per appunto fini diplomatici e geopolitici. Il problema è che sono rimasti senza, non senza, però insomma, a corto di sport. Sì, non c'è una grande produzione, quindi li danno fuori e non vaccinano in casa. Allora, esatto, infatti adesso hanno cominciato a trattenerli. L'India ha trattenuto milioni di dosi di AstraZeneca da marzo perché servono a loro. Allora, io devo andare in pubblicità, ma subito dopo torniamo con Fabrizio Gatti e salutare Alessio Lasta, che ci saluta qualche minuto prima perché ha un impegno. Grazie Alessio, buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
Allora, andiamo subito da Fabrizio Gatti con L'infinito errore. Perché Fabrizio, in questo libro documentatissimo con appunto centinaia di documenti e di atti che ha studiato, ci racconta la storia segreta, eccola qui la copertina del libro, la storia segreta di una pandemia che si doveva evitare e si poteva anche, quindi Fabrizio, che cosa racconti tu in questo libro che io immagino nei prossimi giorni farà molto parlare? Innanzitutto buongiorno. Buongiorno, in questo libro pubblicato dalla Nave di Teseo chiedo ai lettori, per capire quello che accade oggi e quello che accadrà e quello che è accaduto, di ripercorrere con me il viaggio del coronavirus dalle grotte cinesi attraverso i laboratori nei quali i virus sono stati studiati, isolati, fino alle nostre case. E seguendo e rivedendo tutte le varie scelte irresponsabili, prima commesse dal Partito Comunista Cinese che guida la dittatura in Cina e poi dai governi più allineati con la nuova geopolitica internazionale. Tra questi governi purtroppo c'è anche il governo appena caduto di Giuseppe Conte, che per non danneggiare i rapporti bilaterali, economici e politici con la Cina ha ignorato una serie di obblighi, a cominciare dai doveri di profilassi internazionali, e questa sottovalutazione, queste scelte hanno permesso al coronavirus di entrare rapidamente, di colpirci per primi al mondo, al di fuori della Cina, di entrare direttamente nelle nostre case. Il libro dimostra che quello che è accaduto non è stata una fatalità, si parte dalla gestione drammatica dei laboratori cinesi, dai comitati di controllo internazionali falsi dichiarati dall'Istituto di Virologia di Wuhan, secondo i quali quindi tutto era controllato dalla comunità scientifica internazionale, e io ho scritto a scienziati come Christian Brechot, che è stato ai vertici della virologia francese, che risulta nel comitato ma lui non lo sapeva nemmeno, e l'ultima volta che era stato a Wuhan era nel 2012, quindi capiamo quale fosse il controllo su queste attività e le prevenzioni all'interno dei laboratori. Io non parlo di un virus creato artificialmente, perché proprio la sequenza genetica dimostra il contrario. Metto in luce invece la sottovalutazione del rischio biologico dei tantissimi ricercatori che sono stati mandati nelle grotte a catturare coronavirus, e in queste grotte dormivano e mangiavano a contatto con gli escrementi dei pipistrelli che venivano catturati anche con i fuochi d'artificio. E al momento in cui scoppia l'epidemia e la dittatura cinese cerca di impedire la diffusione dell'informazione, ci sono state scelte per quanto riguardano l'Italia, che è stato il trampolino per il passaggio da epidemia a pandemia, non dobbiamo dimenticarlo. Ecco bene, l'Italia in particolare il 13 gennaio firma un accordo con la Cina per il raddoppio immediato dei voli turistici, che permetteranno a migliaia di cinesi, ma anche a migliaia di lavoratori italiani di venire in Italia, per quanto riguarda i turisti cinesi, ai lavoratori italiani di tornare in Italia dopo l'allarme a Wuhan senza nessuna precauzione. Nel libro ci sono tantissimi documenti inediti, è una storia completamente diversa da quella che conosciamo finora. Tra questi documenti c'è l'allarme dato già il 21 gennaio dall'allora capo della Protezione Civile Angelo Borrelli al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, proprio sul massiccio afflusso di turisti e sulle analogie drammatiche tra il nuovo coronavirus e l'epidemia della SARS del 2003. Un bagaglio di conoscenza che è stato completamente ignorato dal Ministero della Sanità, tanto è vero che ha deriso poi successivamente i governatori che chiedevano delle misure di quarantena per i turisti cinesi, i residenti cinesi, e anche per i lavoratori italiani che in quelle settimane stavano lasciando la Cina. Un'ultima cosa, un grande focolaio che è stata la porta d'ingresso dell'epidemia in Italia era nella provincia dello Zhejiang, e questa era proprio la provincia dove maggiori erano i contatti con l'imprenditoria italiana, ma è anche la provincia dove sono stati sviluppati, isolati e sono stati indotti al salto di specie nei ratti
due coronavirus che sono i principali parenti del coronavirus che ha colpito tutti noi, e questi esperimenti sono stati eseguiti dall'esercito popolare cinese ed è probabilmente questo uno dei motivi che hanno indotto il Partito Comunista a usare la stessa strategia iniziale della tragedia di Chernobyl, allora dall'Unione Sovietica, come ricorderete, certo. Cioè quella di nascondere tutto e lasciare che migliaia di persone morissero innocentemente. Ecco, volevo chiedere un parere alla professoressa Salmaso, che so che poi ci deve lasciare con qualche minuto di anticipo su questa ricostruzione documentata dal collega Fabrizio Gatti. Beh, certamente ci sono diverse ipotesi abbastanza plausibili sull'introduzione del virus nel nostro paese e sul fatto che non siamo stati in grado di identificarlo prontamente e di reagire prontamente. Però credo che qualsiasi sia stata la causa dell'introduzione iniziale del virus, l'esperienza ci dimostra che una infezione di questo tipo non sarebbe stata facilmente arginabile. Tutti gli studi anche di modelli matematici sul blocco dei viaggi e con l'estero, e anche quelli dell'influenza pandemica, gli studi svolti quindi già 10 anni fa, avevano dimostrato che all'insorgenza di un primo focolaio di un virus potenzialmente trasmissibile nell'uomo, nel giro al massimo di 2 mesi questo sarebbe entrato nel nostro paese, a prescindere da qualsiasi blocco si possa fare, perché proprio per la definizione stessa di pandemia, in cui c'è un nuovo virus che è in grado non solo di infettare l'uomo ma di trasmettersi in modo efficiente e per di più di avere molti casi che non manifestano sintomi di infezione, è stato dimostrato a tavolino, diciamo, che si può cercare di contenere, cioè ritardare l'ingresso, ma questo può funzionare solo per pochissimo tempo, mentre poi tutte le altre misure sono di mitigazione, cioè cercare di ridurre l'impatto una volta che il virus è entrato in casa, perché come ha dimostrato poi è entrato dappertutto. Una domanda da Francesca Nava, prima di salutarla. Buongiorno, professoressa. Volevo tornare sul piano pandemico. Qual è la sua posizione rispetto al piano pandemico italiano, quello diciamo fermo al 2006? Secondo lei era opportuno applicarlo, e se si fosse applicato avrebbe diciamo sortito degli effetti positivi di mitigazione? Beh, il piano pandemico era pensato per una pandemia di influenza, quindi una malattia contro la quale noi sapevamo di poter fare dei vaccini, perché facciamo vaccini tutti gli anni contro l'influenza, si trattava solo di aggiustare e fare vaccini che funzionassero contro quel particolare ceppo. Quindi diciamo era più mirato a una riduzione del rischio, a una mitigazione nel frattempo che sarebbero arrivati i vaccini. Con questa pandemia in corso noi non avevamo lo stesso strumento. È anche vero che la parte iniziale di un piano pandemico però è uguale per tutti, perché la prima ondata anche di pandemia influenzale non sarebbe stata arginata da dei vaccini che dovevano comunque essere messi a punto. Quindi la parte iniziale... L'OMS però aveva chiesto il 4 febbraio di applicare i piani pandemici influenzali, certo, e quello approvato in Gazzetta a gennaio è un piano pandemico influenzale. Certo, era quella di ridurre, certamente il piano pandemico è uno strumento che messo a punto deve essere anche mantenuto, però vorrei anche sottolineare come, secondo la mia opinione, gran parte della non manutenzione del piano pandemico che avevamo è stata anche fortemente legata alle polemiche che ci sono state dopo la pandemia del 2009 dell'influenza, che è stata criticata fortemente, come se avessimo sovrareagito, cioè siamo in qualche modo usciti con... Cioè colpa dei giornalisti, ma... professoressa? No, non è dei giornalisti, perché anche è la politica che deve fare questo mestiere e valutare. Voi potete dire quello che volete, ma poi c'è qualcuno che deve prendere le decisioni. Però l'atteggiamento è stato quello evidentemente di non ritenere che la pandemia fosse effettivamente un evento imminente e altamente certo. potenziale, e questo si è accoppiato anche con un disegno, secondo me, che non ha niente a che vedere col piano pandemico, però non manutenzione del coordinamento tra le regioni. Nel c'è una responsabilità regioni, politica certo. però di questo, da questo è punto d'accordo. Di vista non certo. si è tenuto conto che la rete di risposta a delle infezioni si basa su una rete di regioni che devono lavorare abbastanza all'unisono e devono muoversi con degli strumenti comuni per tutti.
Ecco, tutta questa cosa qua negli ultimi anni non è stata mantenuta, anzi c'è stato un po' un lasciare andare le regioni ognuno per conto proprio. Quindi di fatto adesso si fa presto a dire è colpa di una cosa, è colpa dell'altra. C'è stato un clima che ha portato alla situazione che abbiamo visto. Grazie professoressa, grazie mille per la sua partecipazione. Fabrizio, torno a te. Che tipo di documenti hai potuto verificare e studiare, visto tra l'altro la difficoltà, diciamo così, di entrare in possesso proprio per quello che dicevi prima delle carte? Per quanto riguarda le ricerche sui coronavirus, la mia è stata un'indagine retrospettiva, cioè sono andato a ricercare tutto quanto era stato pubblicato e a seguire i processi di sviluppo delle ricerche scientifiche sui pipistrelli e sui coronavirus di pipistrelli. In più c'è una parte di corrispondenza diretta con scienziati internazionali che secondo l'Istituto di Virologia di Wuhan facevano parte dei loro due importanti comitati di controllo, che invece comitati che erano finti. E in più per quanto riguarda la parte italiana e documentazione che ho raccolto attraverso contatti personali, molti dei quali erano indignati dalle scelte adottate dal governo nel corso della pandemia. Vorrei parlare quanto ha detto la professoressa prima, giustamente. La variabile tempo è fondamentale. Più dilato nel tempo l'ingresso della pandemia, maggior tempo ho per preparare le difese. Qui in realtà per difendere gli interessi nuovi che si stavano creando tra Italia e Cina, interessi politici ed economici, è stato accorciato questo tempo, non avevamo un piano pandemico, ma io ritengo anche che se avessimo avuto il piano pandemico e tra l'altro su un virus che ancora non esisteva, ed era anche abbastanza difficile, se non nel quadro generale, prepararlo, ma anche se lo avessimo avuto, il clima economico e politico avrebbe lasciato entrare la pandemia. Noi abbiamo l'esempio di come, grazie anche alla morte di un medico italiano, Carlo Urbani, nel 2003 sia stata isolata la pandemia in Cina, nella prima pandemia di SARS. Abbiamo gli esempi citati prima dalla collega di Internazionale di Taiwan e della Corea del Sud, dove con le stesse regole scientifiche che valgono in Europa e nel resto del mondo, la pandemia attuale è stata isolata e contenuta, e abbiamo l'esempio del governo precedente che ha messo l'Italia direttamente nelle fauci della dittatura cinese del coronavirus uscito dalla Cina. Chiedo a Giunco Tarao, tra l'altro chiedo scusa perché ho pronunciato male all'inizio il suo nome, no, mi dispiace. Giunco Tarao, cosa ne pensa di tutto questo lavoro fatto per il libro di Fabrizio Gatti, che ripeto dà totalmente un'altra lettura di quello che fin qui abbiamo raccontato? Ma sulle origini della pandemia, sì, appunto dovranno essere fatte indagini che chissà appunto se mai arriveranno a dare una risposta. Quindi, però volevo dire sul fatto che appunto ci sia stata una responsabilità politica dell'Italia nell'aver trasformato l'epidemia in pandemia. Non metto in dubbio, insomma, sono noti appunto le simpatie, i legami dell'ex governo con la Cina, però è anche vero che se noi siamo rimasti a guardare l'epidemia di coronavirus che stava facendo disastri in Cina per settimane senza fare nulla, però poi lo stesso è avvenuto anche in Francia quando la pandemia ha colpito noi. E così è avvenuto poi negli Stati Uniti quando la pandemia si era già appunto stava facendo disastri in Europa. Quindi ecco, sulla mancata pronta risposta ci sono anche probabilmente altri elementi da considerare, non solo le responsabilità politiche che insomma, ecco, poi io non ho i documenti, non ho fatto la ricerca che ha fatto Gatti, quindi non lo metto in dubbio, insomma. No, ricollegandomi invece al racconto della Serbia, di quello che succede, sì, in Serbia, sì, è vero che stanno vaccinando anche gli italiani ma e gli altri europei, ma soprattutto con Sputnik e Sinovac. Sinovac, sì, e come gli altri tre vaccini cinesi, come due giorni fa è sfuggito, diciamo, al responsabile delle malattie infettive cinese, del governo cinese,
Non funziona. Ha detto che non è efficace. Ha detto che è poco efficace. Esatto, ha detto che non è efficace e che quindi adesso cercheranno di fare un mix, un cocktail dei vaccini per renderli più efficaci. Però ecco, diciamo questo, che in Serbia si somministra anche il vaccino cinese soprattutto e non è molto efficace. No, certo, è efficace neanche per il portafoglio, magari per chi va lì. Fabrizio, tu appunto nel libro sveli esperimenti militari segreti, insufficienti standard di sicurezza, i laboratori di regime, le bugie dell'OMS anche, cioè c'è tutto questo in questa cosa che c'è caduta addosso, che come dici tu nel libro si poteva evitare, come ci racconta Francesca Nava, c'è tanto da chiarire perché qui partiamo da un piano pandemico non aggiornato, però come ha indagato Fabrizio Gatti c'è ancora di più. Beh, come dicono gli scienziati, le epidemie sono lo specchio che riflette ciò che noi siamo. E quindi la progressione della pandemia, prima in Italia, poi nel resto d'Europa e negli Stati Uniti, è frutto anche di una catena di relazioni internazionali, dentro le quali c'è anche l'Italia, riguardava anche gli Stati Uniti di Donald Trump, e nella ricostruzione si vedono i vari dettagli. La OMS si è premurata, soprattutto nella prima fase, di rassicurare i cittadini del mondo nei confronti di quanto la Cina stava facendo per fermare la pandemia. Nel libro si racconta anche dei finanziamenti cinesi all'Etiopia del direttore generale dell'OMS, da cui proviene ed è stato a lungo ministro della sanità il direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, e racconta anche come i vertici scientifici cinesi abbiano dato battaglia all'Istituto Internazionale di Tassonomia, che aveva deciso di mettere la parolina SARS nel nome del virus SARS-CoV-2, perché la parola SARS fosse tolta, così come ha drammaticamente purtroppo fatto l'OMS, decidendo di chiamare questa epidemia, anziché SARS-2, di chiamarla COVID, facendo deragliare anche tutti i piani epidemici di quanti avevano la fortuna di averlo. E nel libro dimostro infatti anche questo aspetto, e cioè che se avessimo ripreso quanto era stato fatto nel 2003, avremmo avuto un'attenzione maggiore nei confronti dell'inizio dell'epidemia in Cina, e soprattutto che molto di questo virus già si conosceva. Non è vero che è un virus conosciuto, tanto che ha quattro parenti strettissimi che si comportavano esattamente come questo virus, e si sapeva da anni, fin dal 2013, che frequentando le grotte dei pipistrelli per archiviare una sorta di arsenale virale, si rischiava il passaggio diretto dei coronavirus dei pipistrelli dagli escrementi dei pipistrelli direttamente nei polmoni dell'uomo, e ci sono anche ricerche e esperimenti recenti che l'hanno dimostrato. L'OMS, finché resta una propagazione degli interessi cinesi del mondo, non sarà sicuramente utile a prevenire le malattie, così come invece era accaduto nel 2003 grazie anche a un medico dell'OMS, il nostro Carlo Urbani. È questo, sì, no? È morto per questo. Esattamente, io credo che ci sia un grosso problema di trasparenza, di indipendenza e di credibilità di organismi internazionali come l'OMS, che abbiamo visto che in questa pandemia, ma anche in quella, come diceva la professoressa Salmaso, dell'H1N1, della suina del 2009-2010, hanno ovviamente determinato anche una sfiducia, no? Anche da parte per esempio dell'opinione pubblica, ma da questa credibilità e da questa mancanza di indipendenza che si sta rivelando ogni giorno di più, dipendono e poi derivano una serie di effetti, no? Che poi vengono messi in campo, che hanno un'azione precisa poi sulla salute delle persone, quindi hanno delle conseguenze precise sulla salute delle persone, per cui bisogna recuperare, io credo che l'OMS debba recuperare credibilità e debba dimostrare di essere un organismo veramente indipendente. E trasparente. Grazie a tutti, grazie a Fabrizio Gatti, grazie a voi, Terra Giunco, grazie naturalmente a Francesca Nava, adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break, arrivederci, buona giornata.